consapevoli che abbiamo fatto per... Insomma, anziché portarti il caffè ti strofina con la carta igienica. Tu sei talmente faccia da culo che la mattina quando ti svegli la faccia te la lavi nel bidet. E tu sei talmente faccia da culo che ti levi gli scazzini dell'occhio nella tazza del cesso. Che lo vedi in gava se lì. Tu sei talmente faccia da culo che quando ti lavi i denti ti uscì lo spazzone del cesso. Tu sei talmente faccia da culo che quando ti lavi la faccia usi l'ace. Ma che c'è che ti lavi il culo con l'ace, ma mi capisci? No, però pulisci il cielo. Tu sei talmente faccia da culo che quando ti lavi la faccia la mattina te la lavi col Carinzia a uomo. E tu sei talmente faccia da culo che te la lavi con sta oggella intimo. Quella è da peli. E sei un culo senza peli. Tu... tu sei talmente faccia da culo che riescono i brufoli sul culo e le emorroidi in faccia. Ho finito. Allora ti posso dire un po', no, secondo me le doppie voci, visto che servono per prendere fiato, ne facciamo ogni chiusura di battuta, cioè ogni quattro battute. Abbiamo già pensato ieri, perché ieri ci siamo visto, abbiamo parlato molto. Però Caparezza c'è il tipo che fa solo le sue. Quello è... Mamma, tu guarda che maga, che fa tutta quanta doppia voce. Puoi dare il tempo con la Peroni, secondo me. Una io e una Cischi. No, quando stavo fai la doppia voce, tipo canta Cischi e lui e Cischi prende il fiato. Cischi sa la sta shit che canta la strofa e sta facendo la doppia voce. Questo è un periodo. Chi è? Per non pensare al tipo, perché uno di noi comunque fa la strofa, gli altri due non fanno la strofa. Quindi il tipo che fa sempre le seconde voci sta pure a noi, capisci? Come io se vi lascio mi metto a cantare canzoni a metà non ci sono. Ma se andiamo possiamo registrare. No, la continua di quella là.